Allora, rispetto al movimento No TAV per il Terzo Valico, io penso più o meno la stessa cosa che penso su tanti altri movimenti che sono legati a, come dire, movimenti d'opposizione rispetto alle cosiddette grandi opere, insomma, del nostro paese. Potrei ripetere quello che dice Saviano, cioè che lì dove arrivano tanti soldi evidentemente c'è anche la presenza della mafia, delle mafie, Camorra, 'Ndrangheta, che sia, insomma, ed ovviamente è anche così. Però c'è anche un altro problema, che, cioè, qual è il modello, l'idea di sviluppo, insomma, in questo paese. Noi non viviamo più negli anni 40, 50, non stiamo più alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando Mattei andava nel sud e diceva agli abitanti del sud: questo cielo è azzurro e questo cielo azzurro è la vostra disgrazia, e quando questo cielo sarà nero, annerito dalle nubi, finalmente voi sarete ricchi. L'abbiamo capito che non è così, insomma. E quest'idea dello sviluppo è un'idea fallimentare, insomma, è stata fallimentare nel nostro paese, è stata fallimentare in generale in Europa, scopriranno che è fallimentare anche in India, in Cina, in Brasile, in Russia, se lo scopriranno, se faranno un tempo a scoprirlo, noi lo sappiamo, per cui, come dire, ripeto una cosa che ho sempre detto, c'è già una maniera per arrivare 2 ore prima da una città ad un'altra, semplicemente parti 2 ore prima da casa, insomma, per cui veramente non serve a niente un treno che ti porti con mezz'ora in anticipo da un punto all'altro del tuo paese o dal tuo paese in un altro paese. Se lo sviluppo è distruggere interi territori, peraltro li distruggi alla faccia delle persone che ci vivono, quindi contro le persone che ci vivono, come dire, insomma, anche un bambino lo capisce che quel modello di sviluppo non c'ha niente a che vedere con lo sviluppo, è semplicemente un modello che sta nella testa di chi attraverso quel modello, attraverso quella condizione, riuscirà a guadagnarci dei soldi o a guadagnare consenso.